Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo di uno dei disastri che possono succedere nell'orto. Guardate queste foto. Come avrete sicuramente visto, il caldo che stiamo affrontando cambia un po' anche il nostro modo di approcciarci all'orto. Ci dobbiamo in qualche modo difendere e le foto che avete visto sono causate proprio dai raggi del sole. Si tratta di scottature che compaiono quando meno ve le aspettate. Il sole, infatti, come causa danni sulla nostra pelle, causa danni anche sulla pelle dei frutti se è troppo forte e se rimangono troppo esposti al sole. Il danno può succedere negli ortaggi che avete visto, ma anche sugli alberi da frutto, per esempio susine, mele, eccetera, oppure sulle foglie di alcuni ortaggi. Per esempio le zucchine in genere non sono colpite nel frutto perché sono coperte dalle foglie, ma può capitare che le foglie ricevano un danno troppa insolazione. Prima di passare al dunque, vi chiedo di iscrivervi al canale, il vostro contributo è davvero prezioso per riuscire a continuare a produrre questo tipo di contenuti e se vi iscrivete così restate aggiornati sui nuovi video. A questo punto andiamo al dunque, come si fa a riconoscere una scottatura da sole? La prima cosa è che in genere sono nella parte del frutto esposta al sole. La foto dei pomodori che avete visto prima è davvero eclatante perché la parte di uno dei pomodori che è rimasta esposta è bruciata. Proprio stamattina ho visto che anche qui nel mio orto è successa una cosa del genere e non lo sapevo, andiamo a vederla. Ecco il peperone, da questo lato qua c'è esattamente il sud e questa aiola non ha protezione in questo punto, per cui il peperone si è danneggiato esattamente nel punto più esposto al sole. Oltre alla posizione che, come ho detto, in genere è esposta a sud e in un punto non ombreggiato, c'è anche il fatto del colore della macchia, che in genere è chiaro. Mentre le muffe spesso creano un colore scuro, fanno marcire il frutto, le muffe ma anche altri problemi come il marciume apicale del pomodoro, invece la scottatura è di colore più chiaro del frutto. Andiamo adesso finalmente a vedere come prevenire questo tipo di problemi. Il primo metodo che ti suggerisco è quello di non sfogliare tutto quanto, sia nei pomodori che nella vigna, per esempio, che è un caso emblematico, negli alberi da frutta, eccetera. A volte tendiamo a sfogliare per far maturare prima il frutto o per far passare meglio l'aria. Per esempio i pomodori spesso e volentieri li sfemminelliamo proprio alla perfezione, tirando via qualsiasi rametto non sia quello del fusto principale. In realtà, se abbiamo questo problema, può essere utile lasciare qualche femminella, magari non lasciarla crescere troppo, in modo da ombreggiare i frutti che stanno crescendo. Mi ricordo qualche anno fa, quando ancora non c'erano queste estati così forti e quando ancora lavoravo in azienda agricola, successe che sfogliammo completamente alcuni filari che rimasero esposti a sud al sole per farli maturare meglio. In realtà quell'estate, era il 2003, venne un sole fortissimo che in qualche modo andò a cuocere l'uva nella parte esposta al sole e alla fine in effetti sapeva di melacotta l'uva. Questo aneddoto giusto per dirvi di fare davvero attenzione. Un altro suggerimento è quello di tenere un orto a mezz'ombra. Cosa vuol dire? Vuol dire inserire delle piante da frutto nell'orto. Ad esempio l'anno scorso ho piantato questo pero che sto cercando di tirarmi su bene, in modo che poi il vaso vada a coprire in parte le aiole che sono qui. Invece qui sto allevando questo fico. L'attenzione da avere è quella delle potature, perché io non mi posso permettere che questo fico vada poi a coprirmi tutto, quindi dovrò contenerlo con i tagli di ritorno, con le potature, in modo che sia davvero una mezz'ombra e non un'ombra totale. Altra soluzione per prevenire: il telo ombreggiante. Come si vede qui dietro di me, in un'aiola con le zucchine ho messo un telo ombreggiante in modo che nelle ore più calde della giornata le zucchine siano coperte. Vi faccio vedere in questa foto un esempio di come può essere posizionato il telo in una struttura che regge i pomodori. Anche qui, attenzione, dobbiamo creare una mezz'ombra, perché se oscuriamo totalmente la luce ai pomodori, i pomodori non cresceranno più, non matureranno. Quindi dobbiamo sempre calibrare lo spessore del telo che mettiamo, la posizione e tutto il resto. E veniamo all'ultimo metodo che vi suggerisco, che è quello di utilizzare le polveri di roccia per proteggere la superficie del frutto. Andiamo a prendere i materiali, prepariamola insieme e diamola ai frutti. E preparandola vi spiego tutto quanto, come funziona, come non funziona e il resto. Il prodotto che sto utilizzando in questo caso è questo della Solabiol ed è la zeolite cubana. Come vedete è polvere di roccia, qua dice libera da insetti e funghi, giustamente perché per gli insetti ha un'azione repellente perché si trovano a masticare la roccia, per i funghi invece ha
un'azione di asciugatura delle foglie, quindi crea la condizione non adatta per far crescere i funghi, e per le scottature fa una protezione attorno al frutto e alla foglia che ha effetto tramite il colore, perché riflette la luce del sole respingendola, e ha una sorta di effetto isolante, perché andiamo a creare uno strato di questa polvere che non fa entrare direttamente il raggio del sole sulla pelle del frutto. Vediamo come si presenta il sacchettino. Eccola qui, come si vede già così è una polvere molto molto fine, micronizzata appunto, perché deve essere possibile scioglierla nell'acqua e poi deve aderire perfettamente alla superficie del frutto e della foglia. Andiamo a vedere le dosi e come si fa. Nella confezione troviamo riportato dai 20 ai 40 grammi diluiti in 10 litri d'acqua, quindi vuol dire dai 2 ai 4 grammi per ogni litro. Io qui ho preso, per farvi un esempio sensato, 3 litri d'acqua, dovranno andarci quindi dai 2 a 4 grammi litro. Anche senza bilancia teniamo conto che un cucchiaio da cucina come questo contiene dai 3 ai 5 grammi di prodotto, quindi possiamo far conto un cucchiaio per ogni litro. Andiamo a scioglierlo nell'acqua e vedremo come effettivamente si scioglie davvero bene. Come vedete l'acqua prende un colore grigiastro e non si riesce a distinguere nessun grumo. Andiamo a immergere la mano, tanto non è assolutamente tossico il prodotto. Come vedete è già sciolto alla perfezione. Come vedete la consistenza è davvero impalpabile, aderisce addirittura alle impronte digitali della mano. Poi per darla alle piante possiamo usare spruzzatori piccoli oppure grandi come questo. Quello che vi suggerisco è comunque di prendere spruzzatori con un buon ugello, perché quelli per esempio del Vetril, per dirne una, non vanno bene, quelli di plastica si rompono dopo 5 minuti. Mettiamo il prodotto. Adesso andiamo a vedere come darla, perché possiamo darla solo sui frutti o anche a tutte le foglie. Prendo questo piccolino che riesco a farvi vedere meglio. Come si vede, le goccioline vanno a posizionarsi su tutto il frutto, tra un po' asciugheranno e vedremo l'effetto di schermatura che viene fuori. Intanto io continuo a darlo a tutta questa aiola di pomodori. Una cosa importante, questa operazione è meglio farla la sera oppure la mattina presto, perché nell'orario più caldo, se lo date a mezzogiorno, l'una, le goccioline rischiano di fare un effetto lente di ingrandimento sul frutto e di bruciarlo appunto, o sulla foglia. Come si vede, la foglia viene ricoperta per una grossa percentuale. Ora qui è ancora umida, per cui ancora non si vede. Qui invece è già asciutta e si vede molto bene come viene protetta dal sole. In questi pomodorini si vede bene, non sono ancora del tutto asciugati, ma già più del 50% della superficie è coperto dalla zeolite. Il colore diventa più chiaro e si crea uno strato dove i raggi del sole battono invece di battere sulla buccia del pomodoro. L'effetto lo vediamo molto bene anche qui, in questo pomodoro ancora verde. La cosa interessante è che dandolo ogni 10 giorni andremo ad accumulare strato su strato, e questa è la frequenza corretta per proteggere bene i frutti dal sole. Una volta ogni 10 giorni potremo darla. È carino questo, perché vediamo dove una parte è già asciugata e un'altra parte sta ancora asciugando. Adesso il pomodoro è asciugato quasi del tutto e vediamo come il 70% della superficie è coperto dalla polvere di roccia. Ovviamente teniamo conto che se i frutti stanno soffrendo, è chiaro che stanno soffrendo anche le foglie, per cui conviene darla a tutta la pianta senza paura. Tra l'altro questa cosa qua della scottatura dei frutti addirittura in alcune regioni d'Italia è balzata agli onori della cronaca, perché sta facendo danni a frutteti anche di dimensioni importanti, per cui questo tipo di strategie, oltre ai nostri piccoli orti, viene considerata anche per produzioni di frutta e verdura a livello professionale. Una delle caratteristiche importanti, come avete visto, è quella del livello di micronizzazione della polvere di roccia, come per la zeolite, perché vi aiuta ad assicurare una copertura maggiore del frutto e delle foglie. Per quello prodotti come quello della Solabiol funzionano bene e sono affidabili. Senza contare il fatto
dato che, come vi dicevo prima, con un trattamento solo fate un'azione contro gli insetti, le muffe e naturalmente le scottature e il calore. In questo video abbiamo visto come proteggere la parte aerea delle nostre piante, ma è importante proteggere anche la parte sotterranea, le radici e il suolo naturalmente, con una bella pacciamatura. In questo video potete andare a vedere qualche dettaglio in più. E in questo modo faremo una protezione integrale contro il caldo e i raggi del sole. Anche per questa volta è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, se vi sono rimaste domande fatele nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti! Trovate in descrizione info e link su attrezzi e prodotti utilizzati. Ci vediamo al prossimo video!